Diamo il benvenuto a Natale Borra, Head of Distribution per l'Italia di Fidelity. Alla luce degli spunti offerti dal mercato, anche a inizio anno, volevo capire da lei come si colloca la vostra proposta commerciale. Sicuramente questo 2019 inizia con il migliore degli auspici, perché sono 4 settimane sicuramente di mercati comunque particolarmente positivi. In realtà non è che il quadro macroeconomico e la congiuntura cambia nel giro di poche settimane, quindi tutto sommato il mondo non è cambiato rispetto a un'ultima parte del 2018 che verrà ricordata comunque una delle fasi più difficili della storia recente sui mercati. Noi come Fidelity comunque continuiamo ad avere un approccio sul mercato che rimane particolarmente costruttivo, banalmente perché le condizioni che stanno alla base dei mercati finanziari e quindi le condizioni monetarie, il sentiment di mercato e le valutazioni rimangono comunque relativamente supportivo. È chiaro che i punti di attenzione rimangono tanti e importanti, soprattutto per quanto riguarda le tensioni a livello geopolitico. Da questo punto di vista, come Fidelity, noi continuiamo a pensare che possa avere senso affrontare i mercati con dei portafogli che facciano della qualità, della flessibilità e della gestione attiva, con un approccio bottom-up, il loro punto di forza. Dobbiamo tutti un po' tornare forse all'ABC del nostro lavoro, ragionare in termini di approccio core satellite alla costruzione del portafoglio. E quindi una parte core, quella preponderante che deve essere orientata alla protezione del capitale, in generale la nostra strategia obbligazionaria per quanto riguarda la parte core, è orientata innanzitutto ad un approccio globale per diversificarsi dal tema politico europeo che terrà banco da qui alle elezioni appunto della primavera. C'è poi la necessità di puntare su portafogli di elevata qualità, quindi rating medio, investment grade e duration corta per mettersi a riparo dal rischio tasso e dal rischio credito. Su questa parte core del portafoglio molto stabile e orientata alla qualità è importante andare a identificare dei temi di più lungo periodo che tipicamente vengono coperti con delle strategie azionarie orientate ad un approccio tematico. Da questo punto di vista noi abbiamo lanciato una serie di strategie particolarmente interessanti, l'ultima delle quali ha come obiettivo quello di sfruttare il tema dei consumi, che è stato un po' uno dei temi conduttori del mercato e dell'offerta di Fidelity negli ultimi anni, ma guardando un po' il lato oscuro dei consumi, cioè la necessità di gestire la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la gestione del ciclo integrato dell'acqua. Qui si tratta di investire in temi di lungo periodo che sono sotto gli occhi di tutti e vanno al di là della contingenza anche di breve. Vi do solo un numero. Considerate che oggi a livello mondiale ogni anno si producono 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti. Da qui al 2025, cioè dopodomani, ci si aspetta un incremento di questa produzione di rifiuti a livello globale che schizzerà a 2 miliardi e mezzo, soprattutto per via del contributo, ahimè, in negativo di tutta la parte dei paesi emergenti e della Cina. Questo è un grosso problema, rappresenta però una grande opportunità di investimento utilizzando strategie che vadano ad investire in aziende specializzate in questi settori. Investire in questi settori vuol dire investire in trend di lungo periodo, vuol dire investire in aziende che operano in settori fortemente regolamentati, quindi con grande visibilità sugli utili, con tariffe che vengono controllate centralmente e che ci danno la possibilità di avere anche quindi un edge naturale rispetto a un'inflazione che per il momento non è un problema, ma della quale dovremo tenerne conto nella costruzione dei portafogli da qui al prossimo futuro, e soprattutto ci permette di investire in temi che sono diversi rispetto ai temi conduttori dei mercati degli ultimi 18-24 mesi, quindi la componente finanziaria e la componente invece della tecnologia.